che ansia, mamma mia che ansia. Ma non devi partire nemmeno lei, avvocato. C'ho ansia uguale io. Plafonato. Deve fare niente, deve fare nemmeno il pit stop. Solamente arriva la bandiera a scacchi. Deve fare Verstappen con Hamilton. Lì mi sa che interpreto meglio la Tifi in quella situazione. Esterno, alterno. Vabbè, però almeno la partenza, cioè dobbiamo vedere che fine fa la... per ragionire. Ma la cosa peggio è pensare a freddo e si è buttato così in gara. Questa mi mette veramente l'ansia. Peggio del... cioè noi rappresentiamo la banda, noi siamo la faccia della la banca Beaver, la migliore banca che avete mai visto nella vostra vita. Certo, facciamo il marchettare in maniera... Beh, io se dovessi aprire un conto comunque lo aprirei a Banca Beaver. Anzi, a Beaver Banca, perché mi hanno pure strillato che ho detto al contrario. Ah, Beaver Banca, ok. Beaver Banca, perché sarebbe B per banca forse, no? Sì, però c'è... aspetta, quello non è un acronimo di banca... Va bene. Non sanno mai un po' la gara, che fanno solo figuracce. Esatto. Era. Però comunque, cioè, alle pure... pure io sono andato una volta in una filiale Beaver Banca alle migliori penne. Eppure le caramelle non so male, devo dire. C'ho l'ansia per lui. Ci siamo, avvocato, ci siamo. Dai ragazzi, divertiamoci. Grande, dai, dai. Dovrebbe essere tutto regolare fino a questo momento. Almeno sul dritto. Questo De Luca mi preoccupa molto. Io comincio già ad alzare. Dio. Esatto. Calma. Bene così, bene così. Perfetto. Dietro ci siamo tutti, perfetto. Taglio, casino davanti. Taglia. Ah, ecco, perfetto. Calmo. Oh, c'è problema. Non dovresti avere troppo danno, spero. No, non ho troppo danno, ma non ho forzato niente, li ho lasciati. Qua a vederla davanti finisce in tragedia, se entrano così alla roggia. Pure alla roggia, infatti, vai con calma. Fatti pure sorpassare da questo qua all'interno, non si preoccupi. Altri casini alla roggia, altri casini. Io a quel punto, secondo me, la prima variante avrei tagliato, onestamente. Quando avevo visto... Sì, ci poteva stare. Però, vabbè... Cioè, là è pure una questione di culo a un certo punto. Non sono stato veloce di pensiero, effettivamente. Vabbè, comunque per ora... Sei vivo. Non so, te a me dice 23esimo, quindi abbiamo guardato... 23. C'è questa Mercedes però molto... Ma io ti lascio... Ma aspetta, però farlo passare, non... Oh, non forza adesso. Un altro morto. Sì, infatti. Tutti quelli che muoiono ai lati, non siamo noi. C'è stato un rejoin. È un po', esatto, un po' strano. Voleva pure inserirsi Fontò, però ho capito che era meglio sopravvivere. Meglio arrivare che non arrivare. Come diceva quello. Altre bandiere. Occhio, c'è un'altra McLaren parcheggiata. Ragione, l'unica cosa, o difendi o non difendi. Non è che fai la prima circuito, no. Se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi... rimani schiacciato come grappolo d'uva. Va bene così, comunque alla grande, sta andando a bomba. Ce la faremo! Bravissimo. Occhio che questi due dietro stanno tra di loro in lotta e arrivarci in tre non è igienico. Oh, di mascia sua, si è un po' ributtato dentro quello. Ah, sì, un po'. Però va bene così. Perfetto, raga. Alla grande, vai. Con tranquillità. Cioè dobbiamo aspettare solamente che si dirami un po' il gruppo. C'è un po' troppo. Esatto. C'è un po' troppo testosterone al momento lì davanti. Sì, il tele. Quella è la tattica del telepass. Oddio. Ma ce l'hai fatta, sei vivo. Sì. Grandissimo. Vedi? Meglio arrivare che non arrivare. Oddio, è uscito questo. No, così. Dai. Ma che chiude? Cos'è stato sto rientro? Marano? No, ma era fatto rientro proprio perpendicolare, ma che cos'è? Ma perché a te mi dice che sei offline, Max?
Non so offline. Sopra in alto io leggo Vandini in guida, Frascorno offline, non dai connesso. Oh? Tu lo vedi? Faccio ritorno al garage? Se faccio ritorno al garage mica ti rimando al garage. Che ne so, se c'è scritto ritorno al garage. No, a me no di sicuro, io sto guidando. Occhio questo dietro. Non mi dice che sono connesso. Forse devi fare guida? E ho fatto guida. Non lo so. Magari è solo un bug visuale, eh. No, questo mi preoccupa, perché sono io quello che si connette. Dio. No, ma non l'affondo. Ma raga, sta cosa mi preoccupa, perché se mi dice che non sono connesso, io non c'ho i nomi in alto. Prova a uscire e rientrare al server, tanto puoi farlo. Ma non so riuscire a entrare al server. Certo. Non è che mi picchiano? Assolutamente no. Ok, allora esco e rientro. Speriamo bene. Sicuro non è che tipo dalla botta di là. No, t'ha fatto girare. È una Ferrari nera. Ma dai, stanno tutto troppo bene. Che è successo? Oh, è accesa la macchina. Ah, si è spenta. Ma dai, però. Vabbè, dai, non ti preoccupare, dai, puoi recuperare. Sì, ma abbiamo 2 ore. A te adesso di là che sono connesso? No, sempre offline. Ragazzi, però magari ci mette un po' a dirlo, forse, Max. Fai shift e freccette finché non trovi il tuo. No, io sto sulla. Adesso su di te. Ok. Però non mi dà connesso. Ma a te te dà che lui lo può scegliere come prossimo pilota, Ale? Io lo posso. Sì, allora, posso scegliere sempre, anche sì, se. Sì, però se non mi dà connesso, io non vedo che io sono connesso. Non vorrei che mi ha messo solamente come spettatore. Vado disperatamente sul Discord di quelli, perché su chat cigte. Già non bastava l'ansia, serviva pure sta cosa che non si sa se guidi. Allora aspetta, provo a uscire, magari gli do fastidio che sto dentro. No, io veramente c'ho il panico, ragazzi, perché tutta sta ho capito che so ciccione, però grande, e poi non riesco a guidare. No, raga, non mi mette, a parte che io rientro su Marano. Io continuo a vedere me connesso, te offline e lui in guida. Com'è possibile, porca miseria? Sì, comunque tutto lasciamolo secondo il programma, cioè tu scegli lui e lui prova a guidare. Perché mo le scritte, cioè Kunos c'ha tanto di quei bug che, ringraziamo Kunos, assetto corsa competizione, però Kunos c'ha tanti di quei bug che mo una scritta non mi pare indicativa, insomma. Lasciato passare perché questi sono o i primi due o poco ci manca. Ma questo è il 24esimo. 24esimo, l'hai fatto passare? No, sì, perché questi hanno già fatto il pit, eh? Ah, ok, perfetto. Allora, ok, hai ragione. Questi hanno solo un mandatore ancora, quindi. Ma dove vedi che hanno fatto il pit? Guarda, c'è scritto l'1 vicino al suo nome. Ah, ok. E perché non ci siamo scritto 2, scusa, vicino al nostro suo nome? Perché noi dobbiamo ancora fare. Io sto intanto ricontrollando. Ah, ok, quelli sono i pit che mancano, ok. Questo dietro ci fa i fari. E chi è? E che ne so? Sarà un amico tuo, te sta a salutare. Comunque tu fregatene, perché sempre dietro sta. Posso provare a riavviare il gioco? Devo fare quello. E se riavviamo fosse la chiave di tutto? Vedi che alla fine la nostra religione funziona. Prova. Tanto c'hai tempo ancora. Abbiamo fatto una prova per fare il cambio pilota, la prova del cambio pilota. E ci potevamo connettere tranquillamente tutti e tre. Quindi non è un problema di assegnazione dello Steam ID. No, raga, non vi vedo. Comunque io però sinceramente non mi ricordo se quando abbiamo fatto le prove c'era scritto connesso, non connesso. Mo ci ho fatto caso adesso perché non c'ho niente da fare. Io mi ricordo di avere che lo vedevo. Comunque hai ripresi, hai ragione, stanno lì davanti. No, ma non avremmo avuto un bel rit, perché anche dietro gira un 49.4 che ci poteva tranquillamente fare senza macchine danneggiate, onestamente.
coppia. Con tutti questi danni sto già al 51 passo. Sì, peccato. Ma io spero che posso guidare. Io ho paura, sai che succede? Che cambia la cosa, lo da a me, io non riesco a muovermi più. No. No, dai, non vederla così. Di votazione. Comunque ci stanno i tifosi che bandiere, stavo a dire bandiere gialle, sono i tifosi, ma almeno le bandiere gliene mettete gialle, no? Porca zozza. Però siamo 21esimi, eh. Sia carmo ingegnere, va tutto bene, va tutto bene. No, speriamo. È solo una scritta, Era quello che dicevano pure i dinosauri. Quando vedevano pure sul Titanic, è solo un cubetto di ghiaccio, dicevano sul Titanic. ma scusa, andiamo con un piano B, se non riusciamo a fare sta gara. Cioè, c'è già delle carte napoletane, facciamo un bamazzetto. Vada ingegnere, che è il momento della verità. Dai ingegnere. Vai. Ok, raga. Speriamo che riesco a prendere il controllo. Io ho paura che non riesco a prendere il controllo, a muovere la macchina. Non si faccia prendere dal panico, che all'inizio non risponde ai comandi. Deve accendere, fare. Dimmi tu il countdown. Ho spento pure la chat, ragazzi. Quindi se non vi leggo è perché il momento è serissimo. Vabbè, quanta tensione. Che ansia, perché non so 10, se riuscirà. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, non me l'ha dato. Porca zozza. Mi ha cambiato la persona. Porca zozza, porca. Che era shift? Shift freccia destra. Però lui ti dice in gara, ha messo M Franciosa alla guida. Fatal error, ragazzi, fatal error. Porca puttana. E noi l'abbiamo provato, manco a dire che non l'abbiamo provato. Sì. Ma vaffanculo. Mi segnalano nella chat dei team manager che altri team hanno avuto lo stesso problema e probabilmente qualcuno lo avrà dopo facendo l'altro pit. È un complottone, ci volevano eliminati. No, è pazzesco. Vabbè, sarà stato fatale. Mannaggia loro. Una fatality. No, ma poi dai, ma lasciando perdere tutto, raga, ma sono tre giorni che stiamo a fare il carosello, porca p***a. È tutto pronto. Cioè, tre giorni a fare i film, porca d***a, i video, i cose, i cazzi. Il gioco ci butta fuori, ma vaffanculo. Ragazzuoli, io ho finito sta garetta, ho vinta, ma non ho dormito.